Benvenuti in questo nuovo video per Fair Play. In questo sabato, prima della domenica di Pasqua, si è giocata una sola partita nella nostra Serie A, quella tra Pomigliano e Lazio, una vera e propria sfida retrocessione. Era il recupero della 17ª giornata, si è giocato per l'appunto a Pomigliano d'Arco ed è stata davvero una sfida al cardiopalma, con una tensione veramente molto elevata per come si era presentata i giorni prima la partita, per l'importanza che poteva avere non solo per le due squadre in campo, ma anche per tutta quanta quella zona retrocessione che è un po' la parte più calda della nostra classifica di Serie A, dove la lotta scudetto va sempre più a profilarsi verso l'ennesima vittoria della Juventus, a parer mio, con la Roma che cercherà di mantenere il secondo posto valido per la Champions. Il Pomigliano riesce a conquistare un punto importantissimo con il gol di Banusic al 42esimo, e il pareggio di Noemi Visentin per la Lazio a 5 minuti dalla fine della partita o poco più, un punto, diciamo, molto importante per il Pomigliano, più importante sicuramente per il Pomigliano che per la Lazio, che a questo punto si trova a sostanzialmente meno 6 dal quart'ultimo posto, quindi quello valido per la salvezza, la Fiorentina che ha 18 punti, la Lazio invece passa a 12, e chiude un po' forse i giochi per quanto riguarda la salvezza, diciamo, per quest'anno, perché mancano tre partite molto importanti, molto difficili, perché c'è la Juventus, perché c'è la Sverona, perché c'è la Roma all'ultima giornata di questa Serie A in casa al Mirko Fersini, e dunque un calendario che non è assolutamente propizio, ecco, per la Lazio e anche per il Pomigliano, che però si trova in una posizione sicuramente molto, molto più favorevole dopo questa sfida che ha pareggiato con la Lazio. Una sfida, dicevamo, particolarmente al cardiopalma, con squadre che si sono affrontate innumerevoli volte anche l'anno scorso per conquistare una promozione in Serie A, e non se ne sono mai mandate a dire, ecco, per utilizzare un modo di dire, nel senso che poi dopo c'è sempre stato molto agonismo in campo, tra Lazio e Pomigliano. Lo abbiamo visto anche nella gara di andata, lo abbiamo visto oggi, molto bello, e va segnalato l'abbraccio tra Massimiliano Catini e Emanuela Tesse alla fine della partita, che testimonia, ecco, come siamo fortunati, questo sicuramente va detto, ad avere una Serie A in cui ancora a 3 giornate dalla fine possiamo riuscire a vedere questo agonismo, questa voglia di portare a casa risultati, in campo. Non è un dettaglio, perché è sintomo del grande spettacolo che abbiamo conquistato quest'anno in Serie A. Vedremo cosa accadrà ovviamente nella prossima stagione con il passaggio al professionismo, con il passaggio a 10 club. Intanto noi continuiamo a goderci questa sfida retrocessione salvezza, perché non è ancora finita. Nonostante la Lazio sia praticamente quasi matematicamente condannata, c'è ancora il Napoli che deve lottare, c'è ancora la Fiorentina, ci sono ancora squadre da affrontare in quella zona e c'è una Roma, peraltro, lì davanti, che deve mantenere salda la sua posizione, per la Champions. Per seguire quindi le ultime giornate di questa Serie A e molto altro, continuate a seguirci sui nostri social, su Fair Play, come al solito, storie di calcio, storie di vita.